Ciao a tutti e bentornati al corso di programmazione Swift versione 4.0. In questa lezione faremo un riassunto veloce sulle diverse forme di conservazione delle informazioni e sulle diverse tipologie di dato disponibili viste fino a questo momento. E vi farò vedere un semplice esempio di come combinarle tra loro per creare forme di conservazione più complesse. Come sempre, apriamo Xcode e creiamo un nuovo file playground, chiamandolo riassunto prima parte. Bene, ho già creato il nostro file precompilato in modo da velocizzare la lezione. Quindi, nelle scorse lezioni abbiamo visto i commenti, che sono parte di testo di codice racchiusi in determinati tag che non vengono presi in considerazione dal compilatore. Possiamo scrivere del testo su un'unica riga preceduto dai caratteri slash slash, oppure, se abbiamo la necessità, abbiamo visto di scrivere su più righe o commentare una parte di codice, utilizzeremo slash asterisco asterisco slash in chiusura. Quindi tutto quello che è all'interno verrà considerato come un commento da parte del compilatore. Poi abbiamo parlato delle forme di conservazione delle informazioni. Abbiamo visto le più semplici, che sono le costanti e le variabili, che possono contenere una singola informazione di un unico tipo, dove le costanti non possono variare il loro contenuto nel tempo, mentre le variabili ovviamente possono variare il contenuto, il proprio contenuto nel tempo. Abbiamo visto array non sono altro che, abbiamo fatto l'esempio, in uno scatolone contenente all'interno altre piccole scatole raggiungibili tramite un indice. Quindi, per creare un array, apriamo e chiudiamo le parentesi quadre e all'interno scriviamo i valori separati da virgola. Quindi in questo caso avremo all'indice 0, perché ricordiamo tutti, no, tutti i numeri formati che partono da 0, l'indice 0 conterrà il valore 2, l'indice 1 conterrà 56, l'indice 2 il valore 78 e così via. Poi abbiamo visto dizionari. Dizionari invece sono dei coppie di valore separati da due punti racchiuse la parentesi quadre, dove la chiave e il valore possono essere anche di tipo diverso. L'unica cosa importante è ricordarsi che la chiave deve essere univoca. Poi abbiamo visto le variabili di tipo tuple, che non è altro una variabile o una costante, dove invece di avere un singolo valore può contenere due o più valori. Si crea aprendo e chiudendo le parentesi tonde, inserendo i dati all'interno separati da una virgola. Tutte queste forme di conservazione abbiamo visto come inserirle, modificarle, eliminarle attraverso i specifici metodi. Poi abbiamo visto, ripetuto più volte, come creare questi contenitori in maniera implicita, esplicita o inizializzarle vuote. Implicita, ricordiamo che in un'unica operazione noi indichiamo il tipo di dato e il proprio valore. E si dice assegnazione del valore o inizializzazione e dichiarazione del tipo. Quindi in un'unica operazione, infatti, in questo caso inserendo il valore 5, abbiamo inizializzato la nostra variabile e di conseguenza il compilatore in automatico, avendo inserito 5, ha capito che questa variabile sarà di tipo numerica intera. Invece, in maniera esplicita, dichiariamo prima il tipo di cui sarà la variabile, quindi in questo caso stringa, e successivamente assegneremo un valore. Ricordo che in questo caso, prima di utilizzare la variabile o la costante, bisogna ricordarsi di inizializzarla, altrimenti il compilatore ci notifica errore. Poi abbiamo visto come inizializzarla in maniera vuota, quindi si crea la variabile e si assegna il tipo aperte e chiuse, parentesi tonde, che poi ho detto in questo caso, spiegheremo più avanti cosa significa parentesi tonde. Infatti, a differenza degli altri casi, vedete che già abbiamo dato a seconda del tipo di dato, essendo questo inizializzato a intero, ci assegna il valore di default 0. Qui ha creato invece un array vuota, e
in questo caso un dizionario vuoto. Poi abbiamo parlato dei tipi di dati utilizzati più frequentemente, che ricordiamo sono i caratteri, un singolo valore, o meglio un singolo carattere, mentre stringa è un insieme di caratteri. Poi abbiamo i valori numerici di tipo intero, valori di tipo con la virgola che possono essere tab o float. Diciamo, l'unica differenza tra questi due è la precisione dei numeri dopo la virgola, dove il double è più preciso del float. Poi abbiamo visto i booleani che possono assumere il valore true o il valore false. Poi abbiamo visto la conversione esplicita momentanea, cioè la possibilità di convertire un tipo di dato in un altro per una singola operazione. Quindi in questo caso abbiamo creato una costante di tipo stringa contenente il valore Swift e una costante di tipo numerica contenente il valore 4. Senza la convenzione esplicita non avremmo potuto fare la costante frase ottenuta dalla somma tra la variabile A e la variabile B. Infatti in questo caso lui ci scrive Swift what, che considera in questo momento la variabile b che è numerica come se fosse una stringa. Altrimenti, senza la conversione esplicita, ricordo che il compilatore ci notifica che non possiamo sommare o unire, come volete, una stringa a un numero. Quindi per fare la conversione esplicita dobbiamo racchiudere il dato tra le parentesi tonde preceduta dal tipo di dato in cui vorremmo trasformarlo. Quindi, in questo caso stringa DB, ed ecco che il compilatore, solo, ripeto, solo in questo caso, lo considera come se fosse una stringa. Ora vediamo degli esempi di come combinare tra di loro le varie forme di conservazione base per creare forme di conservazione più complesse. Ma vediamo subito un esempio pratico. Mettiamo che abbiamo la necessità di creare un'applicazione dove, attraverso dei campi, recuperare il nome, il cognome e l'età di un iscritto al corso. Vi faccio vedere come, per esempio, creare un array che contenga all'interno, come tipo di dato, una tuple. Infatti, noi potremmo creare una tuple contenente i tre dati nome, cognome, età, però ad ogni inserimento abbiamo il valore della tuple e quindi il valore precedente viene perso. Quindi per conservarli, per esempio tutti gli iscritti ad un corso, possiamo utilizzare un array di tipo tuple. E possiamo fare in questo sistema. Creiamo la nostra array che sarà come valore, quindi inizializziamo vuota, quindi sarà un array, apri e chiudi parentesi quadre, che invece di essere per esempio di un singolo tipo conterrà all'interno a sua volta un altro contenitore. Abbiamo detto sarà una tupla, dove il primo valore sarà di tipo stringa, il secondo di tipo stringa e il terzo di tipo numerico. In questo caso i singoli elementi, come abbiamo visto, inizializziamo vuota. Tornando all'esempio, potremmo dire che la nostra array è il nostro scatolone, dove all'interno inseriremo le nostre scatole. Dove in queste scatole, invece di esserci una singola informazione, ne troveremo tre informazioni: data dal nome, cognome, età. Quindi facciamo finta che la nostra applicazione recupera i valori del primo utente, noi inseriamo la nostra array. Quindi faremo
chiamiamo, vedete, il metodo append e lui ci dice devi inserire un nuovo elemento di tipo tuple contenente stringa string intero. Quindi inseriamo il nostro elemento di tipo tuple e quindi faremo per esempio nome, secondo membro è cognome, poi avremo il terzo che sarà l'età, mettiamo 20 anni, e quindi ecco abbiamo inserito, scusate ho messo le virgolette, ok, abbiamo inserito il nostro primo valore, quindi poi verrà compilato nuovamente il for inserimento con nuovo i dati del nuovo alunno, quindi inseriremo il nostro nuovo alunno, potremmo inserire magari questo a 18 anni, inseriremo 9 2, 9 2, ed ecco qui che la nostra stringa la stampiamo a video o print array tuple, è composta da due elementi, quindi da due scatole, dove ogni scatola contiene una tuple con i valori nome, cognome ed età. Quindi, secondo poi le necessità, possiamo accedere all'array. Quindi per esempio prendere una singola tuple accedendo all'indice, quindi in questo caso accediamo al primo valore, quindi nome, cognome, quindi magari del primo utente, possiamo accedere ai valori del secondo utente e come abbiamo visto le tuple hanno anch'esse un indice, possiamo accedere ai vari singoli. I singoli valori inseriti all'interno della tuple, quindi in questo caso mettendo lo 0 accedo al valore, faccio vedere meglio alla console, possiamo accedere al valore. Nome della prima tuple, della seconda tuple, possiamo accedere al cognome, parento, ok, oppure come abbiamo visto nelle singole azioni possiamo leggere l'intero array facendo per esempio il nostro ciclo, che come ricordo sarà materia le lezioni precedenti, quindi la nostra variabile di appoggio leggerà in questo caso l'array di tuple, quindi vi dico per esempio di stampare i dati dei singoli utenti, quindi potrei dire stampa il cognome. Quindi vuol dire x.0 valore 1 e stampa la nostra età. Quindi x.2. Vedete, in questo caso il compilatore. Compilatore, mi sono scordato uno slash, il compilatore va bene, allora ok, ecco perché
Ora ci siamo. Il compilatore stamperà il primo, i dati del primo alunno e dopo stamperà i dati del secondo alunno. Vedete già la forma più complessa dell'utilizzo dei vari tipi di dato. Altro esempio che potremmo fare è sempre utilizzare magari un dizionario contenente un array come valore. Quindi sapremmo, per esempio, avessimo la necessità di conservare i voti di un singolo alunno, potremmo fare in questo modo. Creiamo il nostro dizionario, voti uguale, diciamo che il tipo di dizionario dove avremo come chiave una chiave di tipo stringa, come valore un dizionario contenente interi e non inizializziamo vuoto. Quindi in questo caso noi abbiamo creato il nostro dizionario dove la chiave sarà di tipo stringa. È un dizionario contenente i voti del singolo alunno. Quindi poi potremo aggiungere i voti alunni. Per esempio, alunni Francesco. È uguale alla stringa, quindi un array, scusate, di valore, quindi potrebbe aver preso 7 la prima volta, 9 e così via. Quindi stampiamo dizionario alunni, possiamo notare che prima abbiamo la coppia chiave valore dove la chiave di tipo string Francesco è un array numerico contenente dati di tipo numerico corrispondenti ai voti. Quindi potrei aggiungere un secondo alunno, quindi voti alunno, voti alunno, magari non lo so. Carlo, che avrà i seguenti voti, quindi magari avrà preso 5, 3, 2 e un 7. Quindi stampando nuovamente i nostri voti alunni, stampando il nostro voto alunni, vediamo che adesso il dizionario è formato da due coppie di valori, da Carlo e da Francesco, e i rispettivi valori in array. Se per esempio abbiamo necessità di aggiungere un voto all'alunno Carlo, possiamo richiamare il nostro dizionario. Chiave Carlo, darà come valore l'array contenente i voti di Carlo e poi aggiungiamo tramite, come abbiamo visto, per aggiungere un elemento all'array, il metodo append, vedremo. In questo caso ha preso un bel 9 nell'ultima interrogazione ed ecco qua che Carlo se noi lo stampiamo
anche Carlo ha un bel 9 come ultimo voto. Anche qui, a seconda della necessità, possiamo stampare. Per esempio, potremmo stampare il primo voto preso da Francesco, quindi potrei fare print. Inserisco e inserisco il nostro dizionario con la chiave Francesco e richiamo. E richiamo la nostra array con l'indice 0. Ed ecco qua che ho recuperato il primo voto dell'alunno Francesco. Oppure, se ho la necessità di stampare l'elenco di tutti i voti di tutti gli alunni, potremmo fare il solito ciclo sulla nostra variabile d'appoggio in voti alunni e stamperò. Questa è un po' più complessa perché faremo un ciclo dentro un ciclo, quindi noi recuperiamo. Vi faccio vedere, recuperiamo. Voti, recuperiamo il valore e il valore della chiave, della prima chiave, quindi x, punto, ok, quindi abbiamo letto. Abbiamo letto, vedi, voti di Carlo e voti di Francesco, quindi abbiamo letto i valori. Abbiamo letto i valori delle chiavi, sono Francesco e Carlo. A sua volta, per ogni singola chiave, abbiamo necessità di leggere tutto l'array. Quindi dovremmo creare un nuovo ciclo all'interno, dove faremo x. Y di in x punto value che sarebbe il valore di Francesco e il valore di Carlo e legge il contenuto dell'intera array. Scriverò print y ed ecco qua che abbiamo i voti di Carlo con l'elenco di tutti i voti. Finiti i voti di Carlo, vado a leggere i voti dell'alunno Francesco. Bene. Con questa lezione chiudiamo la prima parte del corso sulla conservazione delle informazioni e sulle topologie di dato. Alla prossima lezione inizieremo a parlare delle operazioni logiche, quindi se avete difficoltà o dubbi, vi invito a rivedere le lezioni precedenti, anche perché dalla prossima lezione darò per scontati i concetti finora trattati. E vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftios.it. Commentate questo video. Grazie e buona programmazione a tutti.